Sono stati loro i protagonisti dell'evento Legalità e Nuove Generazioni che si è svolto nel pomeriggio di ieri in Biblioteca Foggia, organizzato dal Liceo Marconi insieme a Interact Foggia, Umberto Giordano, Distretto 2120, Rotary Distretto 2120, Umberto Giordano e La Magna Capitana. Tanti i giovani presenti del liceo e del club Interact Foggia, Umberto Giordano, Distretto Puglia e Basilicata. Per noi è molto importante, soprattutto per la nostra città, poiché come vediamo purtroppo ogni giorno si verificano eventi spiacevoli a causa comunque dell'organizzazione mafiosa che troviamo all'interno della nostra città, e siamo qui per ricordare delle vittime di mafia, alcune foggiane e altre diciamo internazionali, anzi forse di fama mondiale. Per noi è fondamentale dare il messaggio che la nostra città Foggia risponde, che i ragazzi rispondono e sono portatori di questi valori, di cui il primo di tutto è la libertà. Noi crediamo nella nostra città e crediamo in un miglioramento, quindi visto che deve partire da noi ragazzi, soprattutto perché noi saremo il futuro, speriamo che qualcosa possa cambiare, lo crediamo fermamente. Doppia veste per loro, come organizzatori e come destinatari del messaggio che il crimine non paga e sottrae libertà impoverendo i territori, trasmesso dai presenti, tra cui il procuratore Vaccaro e presidente dell'associazione Invisibili Mascione, insignito del premio Paolo Borsellino 2023, sezione educazione alla legalità, e padre Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo Apostolo a Caivano. Durante la serata la testimonianza e silenzio dei suoi occhi in memoria di Luisa Fantasia, vittima trasversale di mafia, originaria di San Severo, fu brutalmente violentata e uccisa a Milano, dove si era trasferito con il marito Antonio Mascione, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, che all'epoca indagava su un traffico di droghe e su una delle prime 'ndrine presenti in Lombardia. Padre di Pierpaolo Mascione, da anni impegnato ormai sui temi di legalità e giustizia.